Quest'anno la produzione nella zona di Chieri non è ottimale, sicuramente, anche perché ci sono più fattori che hanno inciso su questo risultato finale, che poi è quello che conta. Abbiamo avuto degli effetti negativi a partire dal mese di aprile, metà del mese di aprile, una gelata tardiva ha inciso soprattutto sulle varietà più precoci, in quanto la spiga stava fuoriuscendo. E quindi ha avuto dei danni da quel punto di vista. Dopodiché sono sopraggiunte le piogge che da metà aprile andare a fine giugno praticamente sono quasi state incessanti, che automaticamente hanno di nuovo inciso in senso negativo sulla produzione finale e anche sulla qualità. Qua, come vediamo, ci sono dei chicchi di diverse calibrature, dovute soprattutto per gli ultimi eventi climatici, il cambiamento climatico in generale, che ha portato a una poca omogeneità dell'insieme dei chicchi e quindi una produzione inferiore alle attese. Qui vediamo dei chicchi con diversi colori, troppa acqua ha inciso sia sulla dimensione e sia sul colore delle cariossidi. Le spighe qua risultano praticamente girate in giù, che teoricamente vorrebbe dire che è giunto a termine del ciclo della maturazione. Possiamo dire che nel Chierese la produzione di quest'anno sia stata direi, da un 15 a un 18% in meno rispetto alla normalità. Questo territorio un tempo era abbastanza vocato, poi il sopraggiungimento dei cambiamenti climatici ha ridimensionato un pochino le nostre coltivazioni per quel motivo, perché si produce meno, è più difficile produrre e quindi portare a casa un equo risultato. Molti agricoltori, molti di noi, stanno abbandonando un pochino la coltivazione del grano e dei cereali vernini in generale, a scapito magari del mais, che teoricamente c'è un po' più di possibilità. Adesso stiamo trapiantando il grano. In poche parole c'è la lama e con i coltelli che tagliano il grano, poi tramite una coclea lo convogliano dentro il centro della metitrebbia, viene poi portato dentro la macchina con delle catene dove poi viene trebbiato, separato la paglia dalla spiga, poi viene setacciato e il chicco viene portato nel cassone, la paglia invece viene buttata dietro. Diciamo il chicco viene separato bene con una ventola dove la parte più leggera, diciamo, viene soffiata via, rimane il chicco e va poi dentro il cassone. Qui il chicco viene poi scaricato nel rimorchio quando il cassone è pieno. La paglia invece viene lasciata in campo e poi dopo verrà imballata per fare le balle. E questa trebbia di ultima generazione con i cingoli ci permette di andare in terreni dove è bagnato, dove c'è l'acqua, grazie alla sua grande superficie d'appoggio che ha, ci permette di andare nei campi dove è bagnato e di trebbiare il grano.